Gentili amici di Wild Hunters e di Cacciatori Giovani, eccoci qui io e Alberto all'Armeria Innocenti per darvi gli auguri di un felice e prospero 2023. Allora, è stato un anno molto importante sia per noi di Wild Hunters che suppongo per voi, perché almeno per quanto mi riguarda abbiamo raggiunto degli obiettivi insperati. Quindi 20.000 iscritti al canale, 9 milioni di visualizzazioni, è stato un risultato che non mi sarei mai aspettato, ma soprattutto siamo riusciti a realizzare dei video, dei test molto interessanti, dei tutorial molto interessanti e di questo devo ringraziare l'Armeria Innocenti e voi, in particolar modo te. Di cacciatori giovani, Alberto. Quindi per noi è stato un anno bellissimo, non privo di difficoltà di ogni genere, ma quelle diciamo fanno parte del gioco, della caccia, del vivere quotidiano. E non è finito bene l'anno per me, purtroppo, come molti di voi sanno, ho avuto un lutto in famiglia, ma questo diciamo rientra anche questo purtroppo nel grande gioco della vita e bisogna prendere insegnamento da queste cose per poter far di meglio e fare di più. Questo per quanto riguarda me personalmente, quindi sono stato contento di aver fatto dei buoni test sia in Africa che qui in Italia e ho visto che c'è sempre maggiore interesse e questo è un fatto molto positivo. Quello che diciamo vorrei, se qualcuno mi dicesse che cosa vorresti per questo 2023, vorrei vedere molti più giovani a caccia. Questo è l'unico cruccio che ho perché purtroppo non c'è molto ricambio e questo è una cosa triste, soprattutto perché è tipica solo di questo paese, perché invece girando il mondo vedo che invece ci sono sempre più giovani che in Germania, in Spagna, in Africa, dappertutto, in America ci sono sempre più giovani che vanno a pesca, vanno a caccia, fanno, diciamo, hanno un rapporto con la natura e l'ambiente molto meglio. Ora, naturalmente voi in Italia siete un fenomeno positivissimo perché ovviamente avete cercato di riunire un po' la gioventù italiana con delle iniziative anche extra caccia, Sì, diciamo la verità. soprattutto extra caccia, perché alla fine fare solo iniziative pro caccia, cioè cene di cacciatori, gare di cacciatori, cioè è sempre la stessa cosa e comunque gira sempre intorno Allo stesso come allo stesso gruppo. Quindi cerchiamo sempre di evadere un po'. Quindi quest'anno abbiamo fatto una giornata a Firenze, in centro a Firenze, vestiti da Babbo Natale proprio per portare un piccolo pensiero, contributo, un certo. pagato da noi con le nostre tasche, ai bambini di Firenze. Quindi siamo vestiti da Babbo Natale, siamo andati in centro, da prima ovviamente andata, perché giustamente mandare un bambino da tre Babbo Natale, insomma, un po' di che ti danno roba, più che altro pensavano Certo. che si volesse soldi, e quando vedi che comunque dopo si accorgono che era solo una cosa fatta per beneficenza, il piccolo pensiero al bambino non è tanto gli interessi, il giocattolo, il panettone, quello che sia, è il gesto che gli piace. E tanti ci volevano pagare, ci volevano dare, e noi non abbiamo preso nulla ovviamente, perché pensavano Certo. magari si No, queste facesse. iniziative siete stati bravissimi, avete fatto anche iniziative sportive aperte a tutti e quindi poi naturalmente siete cresciuti tantissimo. Sì, ovviamente è stato fatto tra virgolette un salto in più, anche per cercare di dare ancora più notizie sul discorso sito internet, video e quant'altro, ovviamente nelle possibilità che noi abbiamo, Certo. perché come te fare video in Italia alla selvaggina è una cosa molto molto difficile, e forse è quello che apprezza la gente, perché se io faccio un video in Estonia, in Scozia, in Romania, dove vuoi, parlando di minuta selvaggina, il video può venire per forza bene, perché hai un quantitativo di animali Certo, enorme. superiore a Quindi quello in nostro. Italia è ancora più dura, quindi quel poco che riusciamo a fare c'è molta più soddisfazione, Certo, su anche se questo. la qualità dell'immagine Certo, ovviamente è quello che certo. Beh, è, però. noi d'altra parte siamo italiani e dobbiamo fare con quel poco purtroppo che abbiamo, però poi avete fatto anche iniziative
più tecniche legate all'abbigliamento, avete fatto iniziative sulle cartucce, quindi vi siete dati tanto da fare. Ecco, nel 2023 avete già qualche idea di qualcosa? Nel 2023 al momento diciamo che c'è stato, dovevamo ritrovarci per decidere, però io ho preso il virus e per questo è saltato anche il nostro video di Natale, certo. Quindi ora c'è il cappellino, però ormai Natale. Sì, no, va bene, ma insomma, d'altra parte, siamo nelle feste ancora, abbiamo la Befana. Le idee sono tante, il problema è che bisogna vedere come farle e come cercare di organizzarle sempre meglio. Perché non è facile in Certo. Per quanto riguarda me, per Wild Hunters avremo altri nuovi test di prodotti molto interessanti. Si sta lavorando soprattutto sul Made in Italy, perché sono uno che ha un occhio molto di riguardo sulle aziende italiane. Ci sono dei progetti, soprattutto con Tessa, dei progetti su nuove possibilità per la canna liscia, gli slug, il tiro a pallini con i punti rossi. Ci sono tante cose, naturalmente sfrutterò ancora i safari, perché bene o male l'Africa ci dà la possibilità di fare dei test estremi che per le aziende sono molto importanti, perché molti magari criticano il fatto che si vada a fare dei test in un posto come l'Africa, ad esempio, però è molto importante, perché poter testare dei prodotti agli estremi significa poter consegnare agli italiani dei prodotti che sono già stati testati in situazioni molto più critiche, e quindi a tutto vantaggio della qualità del prodotto. Ecco, io in realtà faccio il collaudatore per collaudare anche chi fa il collaudatore di automobili, non è che può andare a 50. Ecco, bisogna che e questo è lo spirito con cui facciamo. E poi ovviamente c'è la scena, c'è tutto il contorno che è importantissimo. Quindi noi abbiamo fatto molto nel 2022, contiamo di fare di più nel 2023, e soprattutto c'è quella cosa che prima o poi te la finirò. Ecco, è una cosa, guarda, ecco, insomma, ci saranno tante quella sorprese. È la cosa che doveva venire quest'anno, ecco. Poi io ho dei tempi biblici, quindi purtroppo va bene, vabbè, comunque sarà una sorpresa. Ci saranno novità anche, diciamo, mie e sue, legate alle pubblicazioni, ai libri, eccetera. Poi ve ne parleremo con più dovizia di particolari appena saremo arrivati. Quindi ci saranno tante novità, e questo sicuramente vi farà piacere, perché poi fare cose nuove per me e per Alberto significa potervi servire al meglio, potervi dare quello che in altri paesi si dà in abbondanza, ma che purtroppo noi qui in Italia, con le possibilità che abbiamo, cioè dobbiamo cercare senz'altro tirare sempre di più. Va bene, allora noi vi auguriamo, a voi e alle vostre famiglie, una fine bellissima di quest'anno e un inizio strepitoso. Vi auguriamo un 2023 indimenticabile, e speriamo appunto che questo destino ci porti a cose migliori su tutti i livelli. Va bene? Arrivederci!